Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Tutte incognite irrisolte a Pescara riguardo il prossimo anno scolastico del liceo Marconi. L'edificio sarà abbattuto e non si sa ancora dove si svolgeranno le lezioni a settembre. La comunità scolastica ha chiamato un presidio davanti alla sede della provincia. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il liceo Marconi è pronto a traslocare. L'istituto pescarese, con un finanziamento ministeriale da circa 8 milioni, sarà abbattuto per carenze strutturali, per poi essere ricostruito da una ditta piemontese. Già i prossimi esami di Stato si sarebbero dovuti svolgere nel liceo Maior, ma ora si è cambiato programma, la maturità si svolgerà in sede, ma rimangono tutte le incognite per settembre. Quello degli spazi negli istituti scolastici pescaresi è un problema annoso e ora il liceo Marconi non sa dove andare. Ma ci sono 1400 studenti e 200 professori che ad oggi fanno l'ultimo giorno di scuola e non sanno dove andranno a settembre. Nulla di nulla, se non una comunicazione che è stata fatta il 21 di aprile, in cui si chiedeva sostanzialmente di continuare con la DAD, quindi dopo un anno di scuola fatta in DAD si chiedeva ancora di continuare con la DAD. Adesso gli alunni faranno gli esami del quinto qui, è una notizia questa che viene da ieri, ma non sapranno a settembre dove riandranno. Verranno accorpati, faranno una sorta di spezzatino con i tre licei. Nulla di nulla è stato comunicato. Nel corso di questi anni si è dormito per quanto riguarda la riorganizzazione degli spazi. Intanto personale e studenti del liceo hanno organizzato un presidio per questo sabato davanti alla provincia. Non sappiamo dove saranno le aule e gli uffici per il prossimo anno, né quale ditta si dovrà occupare del trasloco, fanno sapere dall'istituto. La comunità scolastica pretende un cronoprogramma e si dice contraria alla demolizione se prima non verranno individuate soluzioni ad hoc. La salvaguardia dell'orso marsicano è uno dei principali obiettivi del protocollo sottoscritto ieri a Pescasseroli da Regione e Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Vediamo. È stato sottoscritto ieri a Pescasseroli l'accordo di programma con il quale la Regione Abruzzo ha affidato la gestione della foresta demaniale Chiarano Sparvera al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La firma è stata apposta dal vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente e dal presidente del PNALM Giovanni Cassata. Chiarano Sparvera è un territorio prettamente montano che si estende per circa 4.000 ettari, delimitata a sud dal Monte Greco, a nord dal Monte Genzana, a occidente da Passo Godi, dove confina col parco, e a oriente dai contrafforti del piano delle 5 miglia, un'area centrale nel corridoio ecologico di collegamento tra il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e quello della Maiella, e di vitale importanza per la conservazione dell'orso marsicano, per la cui salvaguardia il Ministero della Transizione Ecologica finanzierà questa operazione. Una convenzione che noi sottoscriviamo per un accordo di una collaborazione forte, fattiva, che abbiamo già instaurato da tempo con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Questa tende non solo alla conservazione delle specie e degli habitat, ma soprattutto cerca di gestire quella che può essere la valorizzazione dei nostri territori, con particolare attenzione a quella che è la zootecnia locale o quella che è la silvicoltura. È una forma anche di gestione, diciamo così, di quella che può essere soprattutto, ecco, l'opportunità e la crescita di quella che può essere sotto l'aspetto turistico. E quindi una sinergia per cercare di gestire al meglio e valorizzare soprattutto il nostro splendido habitat, il nostro splendido territorio. Una giornata importante per il parco, vorrei dire anche una giornata importante per l'Abruzzo, in un'ottica di un'attenzione alla gestione ambientale di questi tesori che sono nell'Abruzzo, nei suoi diversi parchi nazionali e regionali. Una giornata importante perché è un bel esempio di collaborazione interistituzionale, è un bel esempio perché mettiamo in opera l'utilizzazione di un patrimonio ricco a servizio anche di un'idea di sviluppo sostenibile che, partendo dalle condizioni di premessa della gestione e conservazione della natura, vada verso una gestione sostenibile anche dal punto di vista economico, sociale e istituzionale.
Gli agenti della sezione anticrimine del commissariato di Lanciano ieri hanno arrestato un quarantenne di Fossacese già noto per i suoi precedenti, sorpreso all'interno della sua abitazione in possesso di oltre 7 kg di marijuana e circa 3 grammi di hashish. Al momento dell'irruzione gli agenti si sono trovati di fronte a una sorta di laboratorio della droga con attrezzi per la lavorazione e il confezionamento dello stupefacente, e le camere dell'appartamento erano state trasformate in essiccatoi con l'utilizzo di lampade, ventilatori di tipo industriale, temporizzatori per il controllo del microclima interno. La droga e gli attrezzi sono stati sequestrati, mentre il quarantenne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. E poi ancora, sempre per la cronaca, sequestri di droga in due condomini di via Tavo a Pescara sono stati eseguiti ieri dalla Guardia di Finanza a seguito di controlli effettuati da due pattuglie della sezione operativa pronto impiego con l'ausilio di militari cinofili nella zona del Ferro di Cavallo. Controlli che hanno permesso di rinvenire e sequestrare in un primo condominio 3 involucri di cellophane contenenti complessivi 40 grammi di sostanza stupefacente tra hashish, marijuana e olio di hashish, e 4 bilancini di precisione di marca cinese, tutti nascosti fra alcuni attrezzi da lavoro per muratore. In un altro condominio è stato trovato un involucro di cellophane contenente 4 grammi di hashish, occultato all'interno di una canalina contenente il cablaggio elettrico, e nel locale dove sono situati i contatori dell'acqua della palazzina un altro involucro di cellophane contenente 30 grammi di cocaina, occultata in mezzo ai tubi dell'acqua. Oltre ai sequestri, le Fiamme Gialle hanno proceduto alla denuncia contro ignoti per spaccio di stupefacenti. E andiamo avanti, si è insediato da circa 20 giorni il nuovo dirigente della squadra mobile all'Aquila, il vicequestore aggiunto Danilo Di Laura, che ha raccolto l'eredità del predecessore Marco Mastrangelo. Ascoltiamolo. Dottore, nel mese di maggio scorso il suo insediamento ufficiale qui all'Aquila, a vertice della squadra mobile, prende tra le mani una grande eredità lasciata dal suo collega nella sua carriera professionale e tante città complesse dal punto di vista anche della gestione della sicurezza. Parliamo di Roma e poi di Napoli, ora dalla Lombardia in Abruzzo. Che cosa può ricevere da questo sistema strutturale territoriale e che cosa può dare? Ma sicuramente l'Aquila è una realtà comunque complessa, e non è una novità, perché il terremoto sicuramente del 2009 ha cambiato proprio la società, e anche quindi la nostra attività si è dovuta adeguare a questa realtà. Spero appunto che le mie pregresse esperienze siano, diciamo, di contributo per poter dare sicuramente una parte in più anche l'attività di polizia giudiziaria, e poter insieme alla procura svolgere delle indagini che abbiano un significato per questo territorio. La squadra mobile del capoluogo, diretta dal vicequestore aggiunto Danilo Di Laura, che ha preso tra le mani le redini che sono state del suo antecessore Marco Mastrangelo, ha seguito in maniera metodica e da certosino le indagini delicate che hanno portato all'identificazione e poi al trasferimento in comunità sotto ordine di misura cautelare del minorenne di 16 anni, allievo di kickboxing, che venerdì 7 maggio di mattina aveva preso a calci un suo coetaneo al sottopasso. Il caso è molto delicato, in quanto si è trattato di un'aggressione ad un minorenne da parte di un altro minorenne. E come ha giustamente detto, sicuramente la quarantena, il Covid in questo periodo ha sicuramente esasperato un po' gli animi, soprattutto anche dei giovani. Questo chiaramente non giustifica affatto episodi di violenza come questo, ma bisogna porre anche in questo caso una massima attenzione, un massimo controllo nei confronti di questi ragazzi un po' più esasperati, e mandare subito un messaggio chiaro anche attraverso l'autorità giudiziaria. Noi non ci tireremo indietro sicuramente a richiedere misure molto incisive nei confronti anche di giovani o giovanissimi che commettono atti di violenza, perché questo non può essere accettato. Riunione operativa questa mattina fra la direzione strategica della ASL di Teramo e i direttori dei 4 presidi per mettere a punto la ripartenza delle visite ai degenti in ospedale, in applicazione dell'ordinanza del presidente della Giunta regionale Marsiglio del 9 giugno. Gli accessi dei familiari, secondo quanto predispone l'ordinanza, saranno programmati nell'arco della giornata in modo da evitare assembramenti. L'ordinanza prevede la nomina di un responsabile Covid per ogni reparto, a cui i familiari devono presentare richiesta entro le 48
48 ore precedenti dalla data prevista per la visita. Nella richiesta va riportato il nome del malato a cui devono fare visita e l'autocertificazione sul proprio stato di salute, riempiendo un modulo prestampato. Il modulo da riempire è reperibile nelle strutture aziendali di pre-triage e sul sito della ASL. E restiamo a Teramo. Da dopodomani, sabato 12 giugno, riapre la piscina olimpionica comunale dell'Acquaviva. Stamani la società che gestisce l'impianto ha illustrato le attività e i corsi di nuoto che si svolgeranno in questa stagione estiva. Vediamo. Finalmente la ripartenza è alle porte. Da sabato 12 riaprirà il nostro impianto natatorio estivo. E dopo una lunga chiusura, visto che lo scorso anno, da ottobre la nostra attività è stata interrotta per ovvi motivi causati dal Covid, partiremo H24, nel senso dalla mattina alle 9 alla sera alle 7, non stop, tutti i giorni, 7 giorni su 7. Faremo corsi di nuoto, corsi di acqua gym, nuoto libero, abbiamo dedicato delle zone solo e soltanto per il relax, per chi vuole prendere semplicemente il sole. Siamo predisposti ad accettare famiglie, a coinvolgerli nelle attività che svolgeremo durante tutta la stagione estiva. Abbiamo creato diversi corsi di nuoto rivolti sia ai bambini piccoli dai 5 anni che ai adulti. Svolgeremo lezioni di acqua gym in più fasce orarie, sia la mattina, pausa pranzo, pomeriggio. E poi, come questo è il secondo anno in cui svolgeremo comunque il nostro campus estivo, rivolto ai bambini dai 4 anni ai 12-13 anni, quindi parlando anche di ragazzini. Sarà un'attività completamente all'aperto. E ovviamente sfrutteremo tutto il nostro parco fluviale, il verde, la piscina, le attività saranno tantissime in continuo cambiamento, i gruppi saranno suddivisi in isole per fasce di età. Si tratta di un evento molto importante, la piscina, ma lo sport in generale, soprattutto in città, hanno una funzione fondamentale, soprattutto dopo questo periodo, lungo periodo, doppio periodo di lockdown, dove tutti, soprattutto i più piccoli, soprattutto i ragazzi e gli adolescenti, hanno subito nuovamente quelli che sono gli effetti delle restrizioni dettate dal Covid. Quindi avere, soprattutto in città, soprattutto in un'area così sportiva, complessivamente sportiva, che si affaccia anche sul parco pluviale, una piscina che dia la possibilità comunque durante le giornate estive, dove anche diciamo che il Covid ha portato un attimino a rivedere anche la presenza in città durante il periodo estivo, è sicuramente un valore aggiunto da tenere in considerazione e su cui puntare per la riqualificazione e la revitalizzazione dell'area, ma soprattutto anche per il bene della socialità dei ragazzi e dei più giovani. Presentato il ricco calendario estivo di Francavilla al Mare, il sindaco Luciani inoltre ha commentato l'ordinanza pescarese firmata ieri, che impone determinati orari di chiusura ai locali. Di notte venite a Francavilla, ha detto il primo cittadino. Il servizio. Estate quest'anno significa ripartenza. La campagna vaccinale va avanti, il virus è ostacolato anche dalle crescenti temperature e ora, con le restrizioni quasi azzerate, le attività commerciali puntano a rialzarsi dopo oltre un anno di sacrifici. Francavilla al Mare è da alcuni giorni Covid free e apre le sue porte ai turisti con un calendario ricco di eventi. Beh, Francavilla da un po' di giorni, anzi da settimane, è Covid free, non abbiamo casi positivi, quindi ci riteniamo usciti da questo tunnel. L'estate 2021 è l'estate della ripartenza e quindi una grande estate culturale con un'offerta di tutto rilievo. Si parte dalla filosofia a mare, manifestazione per la quale riceviamo il premio della Presidenza della Repubblica, ma dopo c'è tanta musica, Antonello Venditti, Gigi D'Alessio, Willy Peyote, Car Brave, c'è il Blue Bar con il Jet Total, insomma c'è un'offerta musicale di tutto rispetto, un'estate 2021 che segnerà appunto la ripresa, perché la nostra economia, il nostro PIL è fatto di aziende turistiche, è fatto di prodotti della nostra terra, quindi di agricoltura, è fatto di ristorazione, di piccolo commercio. Ebbene, Francavilla vive di questo e vedrà un'estate 2021 che sarà
veramente un'estate fantastica nella quale saluteremo, ma da lontano però, il Covid. Nella vicinissima Pescara invece ieri il sindaco Masci ha firmato l'ordinanza che impone la chiusura dei locali a 00:30 durante la settimana e a 13:30 nei weekend. Decisione questa che ha destato non poche polemiche tra gli esercenti. Di tutt'altra filosofia il sindaco di Francavilla Luciani, che anzi provocatoriamente invita i pescaresi a tornare a vivere la notte nel comune in provincia di Chieti. Non ho apprezzato quell'ordinanza di limitazione degli orari, dico sempre, ripeto sempre che il Covid intanto non ha orologio e dopo abbiamo la nostra esperienza, abbiamo un'estate 2020 che abbiamo vissuto in tutta sicurezza e nel settembre 2020 non avevamo praticamente nessun picco di contagio, quindi siamo stati già, abbiamo già certificato di essere bravi nell'affrontare il Covid nella stagione estiva. I problemi si sono riproposti dopo il Capodanno, quindi in piena stagione invernale, ma oggi arriveremo a quella data con l'80% della popolazione vaccinata e quindi io mi auguro che non significa abbassare la guardia, questo, guardia sempre alta, attenzione, però mi auguro di poter vivere veramente un'estate 2021 all'insegna della spensieratezza. Che va bene, venite, ma con moderazione, perché guardate, non è che trovate Francavilla vuota, Francavilla già vive la notte e continuerà a farlo e lo continuerà a fare per tutta la stagione estiva. E ora un servizio per Buongustai, sono state le Marche con Federico Palestini, chef di un ristorante di Porto d'Ascoli, ad aggiudicarsi il Festival del Brodetto dell'Adriatico che si è svolto all'Hotel Sole di Montesilvano, vediamo. Nella finale nazionale del Festival del Brodetto dell'Adriatico all'Hotel Sole di Montesilvano, primo posto per le Marche, secondo posto per il Molise e terzo posto per l'Abruzzo. Commentiamo i risultati finali con il maestro di cucina Santino Strizzi. Sì, diciamo che il risultato finale è questo, però effettivamente il Brodetto del Confine a me ha stimolato molto perché era fatto bene, aveva i suoi profumi, era fatto a regola d'arte. Quindi fra di loro penso che ci sia stata pochissima strada per il vincitore, sarà qualche punto, nonostante abbiamo adoperato una scheda nuova dove davamo ancora più spazio al gusto e meno alla presentazione e al profumo, che è anche una parte importante, perché il prodotto che arriva sotto il naso e non c'ha profumo oppure c'ha dei disturbi non è da mangiare. Io ve lo consiglio, perché alla scuola che ho fatto io di analisi sensoriale, quando arriva un prodotto che sia liquido o che sia solido e vi dice qualcosa che non va, non si mangia, perché c'è qualcosa che disturba. In questo caso questi due prodotti hanno avuto effettivamente tutti e tre i descrittori a regola d'arte e io avevo espresso il massimo voto a tutti e due, poi dipende dagli altri giurati. Ovviamente, sei regioni rappresentate, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, ecco, c'è qualcosa che l'ha colpita? Sì, è stato il Brodetto del Confine, perché non era solo di Termoli o di Vasto, però c'era una fusion fra tutte e due, la cuoca Rosalba e il cuoco che Sonny, che è un ragazzo che viene da fuori ma si adatta molto bene a lavorare qui, e c'aveva quel qualcosina in più che a me ha stimolato. Lo sport, stretta del Pescara sul tecnico Gaetano Auteri, che tratta la risoluzione con il Bari prima di legarsi ai biancazzurri. Qualora divenisse ufficiale l'arrivo del tecnico siracusano, sarebbe una scelta azzeccata, secondo l'ex capitano del Pescara Marco Pomante, che è stato allenato da Auteri ai tempi della Nocerina. Vediamo. Continua l'attesa per l'annuncio del nuovo allenatore del Pescara. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione sul profilo numero uno nella lista del presidente Daniele Sebastiani, che sta stringendo per Gaetano Auteri. Il tecnico siracusano tuttavia è ancora sotto contratto per altri 12 mesi con il Bari e sta trattando col club pugliese la buona uscita per poter firmare la risoluzione e poi potersi legare al Delfino. Anche nel calcio si sa, nulla si può dare per scontato finché non si mette tutto nero su bianco, ma Auteri non da oggi è in pole position e sembra essere solo una questione di tempo. Una scelta, quella del presidente Sebastiani e magari del DS in pectore, anch'egli non ancora annunciato, che sulla carta è azzeccata. Di ciò è convinto l'allenatore del Pineto ed ex capitano del Pescara, Marco Pomante, che è stato allenato da Auteri ai tempi della Nocerina, quando insieme hanno centrato una storica promozione in Serie B nella stagione 2010-2011. Così Pomante sull'allenatore siciliano.
Gaudiano Ateri, penso che il Lega Pro è un allenatore vincente, è un allenatore importante e penso che per la piazza di Pescara è un bene, è un bene. È un allenatore forte, è un allenatore però che gioca un calcio molto propositivo, e lo devi assecondare come allenatore, gli devi prendere i giocatori giusti perché se gli fai la squadra come si deve lui è in grado di farti divertire e di vincere come ha dimostrato con me a Nocerina e poi a Benevento, che è un allenatore che negli ultimi anni ha fatto sempre campionati a vincere e ha vinto pure, è normale, lui ha sempre giocato con il 3-4-3 da quando ha iniziato la carriera da allenatore, quindi è normale, penso che Pescara lo sa, il presidente Sebastiani penso che sia un presidente intelligente, se prende Auteri vuol dire che sa chi sta prendendo. Resta ancora avvolta nel mistero la situazione legata al direttore sportivo. In società sempre bocche cucite. Stamani un sito specializzato rilancia l'ipotesi Pietro Fusco, ma l'ex DS di Samba e Spezia ribadisce di non aver ricevuto altre chiamate da Sebastiani in questi giorni e gli ultimi contatti sono di oltre 2 settimane fa. Paolo Bravo conferma di aver avuto colloqui con alcuni club di Serie B e di Serie C, ma ha dichiarato che resterà al Sud Tirol perché crede nel progetto della squadra altoatesina. Giuseppe Geria resterà a capo del settore giovanile biancazzurro, restano in piedi ancora le ipotesi del DS del Latina Marcello Di Giuseppe, di quello della Casertana Agnello Martone, anche se i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. E ora parliamo di Serie D con il recupero che si è disputato ieri, il derby tutto abruzzese tra Pineto e Castelnuovo, derby vinto in rimonta dal Pineto per 2-1. Roberta Di Sante. Il Pineto ospita il Castelnuovo nel recupero del derby della 19ª giornata. Neroverdi in formazione rimaneggiata per via delle numerose assenze causa Covid, alle quali si aggiunge la squalifica di Foglia. Di Fabio schiera i suoi con il classico 4-2-3-1, con Doi a far coppia centrale in difesa con Terrenzio, Bregasi preferito a Gentile a centrocampo in avanti, fiducia a Fagioli. Il Pineto nel 3-4-3 schierato da Pomante recupera in difesa Bertolo, Brattelli viene preferito a Mesisca, il tridente è composto da Romano, Minincleri e Minnozzi. Prima frazione equilibrata, a farsi vedere per primi in avanti sono gli ospiti. All'ottavo Manari va sul fondo e mette in mezzo, ma Bertolo anticipa Fagioli in agguato. La risposta dei locali al minuto 11. Della Quercia scambia con Minnozzi e mette in mezzo il traversone che, deviato da San Severino, per poco non sorprende Olivieri. Il Pineto ha il pallino del gioco e fa maggiore possesso palla, ma il Castelnuovo è ben messo in campo da Di Fabio. Ne deriva una fase iniziale di gara piuttosto equilibrata. Al 19esimo l'occasione più ghiotta per il Pineto, un ottimo Della Quercia dalla destra mette in mezzo per l'inserimento di Romano, ma Olivieri si supera e compie il miracolo smanacciando in corner e salvando letteralmente Neroverdi. Ancora Olivieri sugli scudi al 22esimo, l'estremo ospite dice no alla punizione filtrante di Minnozzi. Inverte gli esterni Di Fabio portando Di Ruocco a destra e Manari a sinistra, squadre accorte e organizzate in difesa per una partita tatticamente bloccata e, come spesso accade in questi casi, per rompere gli equilibri ci vuole il colpo da maestro di un singolo come l'invenzione di Loviso al 35esimo, che dalla bandierina calcia direttamente in porta e beffa tutti, Mercorelli compreso, con la sfera che si insacca all'altezza del primo palo per l'1-0 ospite. Passa un minuto e dall'altra parte anche Minnozzi prova su punizione da posizione defilata a calciare direttamente in porta, ma Olivieri è attento e alza sopra la traversa. Il primo tempo si conclude con il Castelnuovo vicino al raddoppio, cross dalla sinistra sul secondo palo di Manari, non ci arriva di un soffio Fagioli. La prima frazione si conclude sul parziale di 1-0 in favore degli ospiti. Nel secondo tempo il Pineto alza il baricentro nel tentativo di recuperare la partita, ma inevitabilmente si espone al gioco di rimessa del Castelnuovo e al minuto 5 è provvidenziale l'intervento in chiusura di Bertolo che anticipa Emili a centro area. Non ci sono spazi per i biancazzurri, così al settimo Minnozzi tenta la conclusione da fuori, ma la sta filata e alta sulla traversa. Stessa sorte al decimo per il tentativo dalla distanza di Di Ruocco. Il Pineto spinge al 17esimo su azione d'angolo, pareggia. Tocco sotto misura di Mincleri con la sfera che balla pericolosamente sulla linea prima del tapin vincente del giovanissimo Brattelli che insacca le spalle dell'incolpevole Olivieri. 1-1. Insiste la formazione di casa che sfiora il gol del pari al 19esimo con Cernaz che fa tremare la traversa e poi ancora Olivieri fondamentale a salvare sulla linea. La pressione del Pineto si concretizza al minuto 26. Angolo di Minnozzi, Bertolo di testa centra la traversa, sulla ribattuta Camplone subisce una trattenuta. Calcio di rigore e cartellino giallo per Gentile.
Gentile, dal dischetto Minnozzi angola bene e insacca fil di palo per il sorpasso dei locali che ribaltano la partita, e sulle ali dell'entusiasmo alla mezz'ora Cernaz dalla distanza esalta ancora una volta i riflessi di un super Olivieri. Girandola di cambi per i due tecnici che provano poi ad inserire forze fresche, ma nel finale anche il caldo inizia a farsi sentire e i ritmi di un derby molto combattuto inevitabilmente calano. Il Pineto vince così in rimonta e conquista il terzo posto in solitaria alle spalle di Campobasso e Notaresco, e festeggia anche le 100 presenze in biancazzurro del capitano Alfonso Pepe. La sconfitta riduce le speranze playoff di un buon Castelnuovo atteso da un gran tour de force che lo rivedrà in campo già venerdì contro il Vasto Girardi. A breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Vi ricordo poi l'appuntamento di questa sera ore 21 con Velo, il nostro settimanale dedicato al mondo del ciclismo, con in studio Jacopo Forcella e Luciano Rabottini. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.